L'Italia non sta spendendo meno, l'Italia sta spendendo nominalmente di più perché anche quest'anno alla fine il finanziamento per il Servizio Sanitario Nazionale è nominalmente più alto del finanziamento dell'anno precedente. Il problema è che questo finanziamento non è sufficiente a coprire i bisogni. Questo un po' perché il valore del denaro si è ridotto, ma non è il mio mestiere fare l'economista, ma soprattutto perché quello che cresce, e questo è un gran piacere osservarlo, è la domanda di assistenza legata soprattutto alla capacità sempre più frequente di cronicizzare la malattia cancro, e questo avviene grazie al progresso diagnostico, al progresso terapeutico. Aumenta la quota dei pazienti che riusciamo a guarire, e quelli guariti hanno diritto a vedere cancellata la cicatrice sociale del sapere o dichiarare che hanno avuto il cancro, il motivo per il quale IOM si è molto concentrata sulla legge per il diritto all'oblio. Ma gli ammalati che non guariscono o non ancora e che cronicizzano hanno molti bisogni assistenziali, hanno bisogni assistenziali anche variegati, che non necessariamente al 100% possiamo garantire noi come oncologi medici, ma che richiedono anche altre figure del Servizio Sanitario Nazionale, per le quali c'è carenza importante, ed è per questo che ci auguriamo che possa migliorare in maniera significativa il finanziamento e che a questo possa corrispondere un'organizzazione anche più efficiente delle forze che ci sono in campo. Non abbiamo una richiesta secca che possa risolvere i problemi, perché i problemi sono molto complessi e siamo coscienti che non è possibile risolverli con un provvedimento. Apprezziamo anche significativamente gli sforzi che il Ministero sta facendo per dare risposte a alcuni dei temi e dei problemi che stiamo ponendo. Quello che offriamo è la collaborazione dell'oncologia, perché sappiamo di essere una parte rilevante da un punto di vista quantitativo e del peso reale e percepito nel Servizio Sanitario Nazionale. Noi siamo disponibili a collaborare con le istituzioni per cercare di identificare delle strategie che, oltre che cercare di dare soluzioni in tempi brevi, vorremmo fortemente, questa è una richiesta se volete specifica che facciamo, strategie che abbiano una visione programmatica sul medio-lungo termine, perché il Servizio Sanitario Nazionale è una grande ricchezza di questo Paese, va difeso nell'immediato, ma va difeso anche con provvedimenti che lo aiutino sul medio e lungo termine a rimanere efficiente e garanzia per la salute dei cittadini.